Nuova puntata qui sul mio canale YouTube. Questa volta sono nella mia postazione di lavoro dove sto in questo momento registrando gli audio del mio podcast su Fantascientificast, quindi di Warsaw Streaming. E questo è uno speciale che voglio dare a voi che mi seguite, mi ascoltate sempre su quel podcast per farvi vedere le difficoltà e i tempi che uno non ci pensa. Ma sono veramente lunghi e fra l'altro è estate, ho chiuso la finestra, tirato giù per evitare rumori che venissero a interferire con tutto e quindi sto letteralmente grondando di sudore, ma vabbè. Ringrazio il mio fattore C che mi accompagna come sempre per tutto il tragitto delle mie esperienze e che poi nel momento topico latita lasciandomi nelle mani del famosissimo palo in C. Ma domani è un altro giorno e speriamo non faccia più male. Scusate per questa sporta di C miei, ma è quasi sicuramente l'ultima puntata della stagione di evoluzione della TV italiana. Ma ora siamo nella quarta. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai sostenitori di Warson Streaming, Stefano Castelvetri e Jack on Lantern. Se volete sapere come hanno fatto, andate subito su marcotadia.net per scoprirlo. Ma non dimenticate speciali delle serie che, fra l'altro, creano solo confusione durante la scelta, ma servono per far scorrere molto l'utente e far quindi pensare sia tutto va, sia un vasto catalogo. Sia un vasto catalogo. Cosa ancora più grave è un maledetto incallito fan di quel fantasy di Star Wars e probabilmente lo avrò già bannato prima dell'uscita di questo episodio. La serie si chiama Messaggi dall'altrove. Elsewhere è una serie che è difficile collocare. È sicuramente una serie metanarrativa, metafisica, metafantasy, metaintrospettiva, metabanana. Insomma, è una serie meta. Principalmente nei racconti di tre principali protagonisti, l'ex poliziotta Angela che si scopre essere sorella notte, Will Reeves, il padre di Angela che si scopre essere giustizia mascherata, il primo vero giustiziere e infine di Adrian Veidt, meglio noto come Ozymandias, che ha il brutto vizio di salvare il mondo uccidendo migliaia di persone tutte le volte. Uno di questi riguarda il dottor Manhattan, che ti lascia spiazzato solo perché non pensavi dovesse entrare in questa storia. Cavolo, ora che lo sapete. La trama in sé, per due motivi. Il primo è per spoilerarvi il meno possibile e lasciarvi godere questa serie. Il secondo è che, seriamente, non saprei da che parte iniziare a ricapitolare la storia. Tutte le sigle sindacali dei miei neuroni hanno proclamato lo sciopero generale a tempo indeterminato se non sottoscrivevo un accordo in cui mi impegnavo a non provare più anche solo a pensare di farlo. In compenso, io ci ho guadagnato un maggiore rilascio di endorfine a comando. Ah! Di FSC su Telegram che trovate al link t.me/fsccommunity. Io apprezzo vedere più e meglio rappresentate donne e minoranze etniche in modo più reale e non stereotipato, perché solo con quello possono uscire prodotti attinenti alla società e di spessore. Quello che però mi dà da pensare è la riscrittura di personaggi di testi e film scritti e realizzati in determinati momenti storici. Ebbene, direi che così siamo arrivati alla fine di questo piccolo video per fare un dietro le quinte della realizzazione di una puntata di WOS.
Spero che vi sia piaciuto, vi siate anche divertiti vedendo io che faccio tutti i miei errorini, che poi taglio, metto assieme, registro di nuovo. Diciamo che ci vuole un bel lavoro dietro, perché ci ho messo alla fine, se avete visto anche i cambi di tempo, così ci ho messo 3 giorni e mezzo per la realizzazione di tutto, tra scrittura, tra registrazione, tra il montaggio. E poi perfeziona la registrazione perché ho sbagliato a dire quello e quell'altro, via dicendo. Ma insomma, alla fine, per una puntata di 40 minuti circa, come è venuta questa, ci ho messo una vita, ok? Essendo tutto volontario, ci ho messo un bel po'. Ma in questa puntata, di cui vi ho fornito solo alcuni spezzoni e non tutto, ho parlato di telefilm come Chernobyl, la miniserie, Westworld, Trono di Spade, Snowpiercer, la nuova serie su Netflix, Watchmen, e infine ho parlato anche di questa piccola serie che Messaggi dall'altrove. Se la volete ascoltare tutta, la trovate il link in descrizione. Eventualmente, lo sapete, Omar di Fantascientificast sarà felicissimo se volete fargli una donazione andando su fantascientificast.com e eventualmente venite anche sul mio sito personale a fare una donazione che è donazione.marcotaddia.net. Direi che con questo è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e segnare la e aggiungere la campanellina. Mi sto già confondendo, sto dando del pallone assoluto. Alla prossima puntata. Ciao!